Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City offre la forma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati nei nuovi studi, sempre con il dottor Giacchetti e il dottor Morresi, per parlare dei nei e del melanoma. Ecco, dottor Giacchetti, continuiamo a parlare del melanoma. Ecco, il principale trattamento per il melanoma, il trattamento chirurgico? Assolutamente. Le percentuali di guarigione a cui facevo riferimento prima, del 90% e più di pazienti guariti da melanoma, si ottengono solo con l'intervento chirurgico, che ci permette di poter fare l'esame istologico, che è la descrizione di quello che abbiamo tolto, di che cosa abbiamo tolto e di come l'abbiamo tolto. Quindi mi sentirei di dire assolutamente. Bene. Dottor Morresi, ecco, quando nascono nuovi nei, le persone possono stare tranquille? Perché magari alcuni si allarmano. Sì, la domanda che mi farei è: ma è un neo? Perché non sempre le neoformazioni che compaiono ex novo sulla nostra pelle sono, come diceva Giacchetti, percentualmente delle lesioni cattive. Molto spesso si tratta di un angioma trombizzato, quindi quelle cose rosse che abbiamo sulla pelle che magari si rompono e diventano nere, oppure di una cheratosi seborroica, quindi molto spesso accade sulle mani e sui piedi, di una acciaccatura. Quindi, però chiaramente a quel punto il dubbio deve portare dal dermatologo, perché quel dubbio lo sappiamo risolvere soltanto noi. Certo, certo, dottore. Ecco, a proposito, insomma, di visite, è consigliabile, dottore, le indicazioni, insomma, per le persone di fare una visita una volta l'anno dal dermatologo? Una volta all'anno dipende da quello che abbiamo declinato precedentemente. Il fototipo. Perché il fototipo è basilare per, diciamo, e la storia del paziente, sia la sua storia familiare, sia la storia delle scottature che magari eventualmente ha preso. Una visita di controllo ogni anno forse è eccessiva, dicendo e prendendo in considerazione tutta la popolazione. Ci vorrebbero 100.000 dermatologi e ci vorrebbero gli ambulatori sempre pieni. Penso che una visita di primo livello e una buona expertise dei medici di famiglia possa scremare molto del nostro lavoro. E poi una visita di secondo livello, invece, che noi dermatologi possiamo categorizzare, possiamo programmare, dando seguito ai nostre perplessità, come diceva il dottor Giacchetti precedentemente, con i vari controlli. Chi deve guidare la danza è il dermatologo in questo caso, indiscutibilmente, non le ansie dei pazienti, che peraltro sono condivisibili, ma che purtroppo certe volte sono cattive consigliere. Bene. Dottor Giacchetti, ecco, quindi prima di ricorrere dal dermatologo, magari è importante anche farsi un autoesame della pelle, perché magari, insomma, ci si accorge anche, ecco, se è cambiato qualche cosa sulla nostra pelle. Dire proprio di sì. Altro cambiamento che cerchiamo di indurre i nostri pazienti è quello di fare un po' come fanno in particolare le donne con l'autoesame della mammella. Io spesso ai miei pazienti dico: quel giorno vi vogliatevi bene e vi fate anche un esame della pelle, ricordandosi di guardare anche cuoio capelluto e zone intime, perché dovunque c'è cute, mucose, semimucose, può venire fuori teoricamente un melanoma. Ma lì di massima abbiamo dato delle indicazioni, siamo in grado di dare delle indicazioni, credo che ci sia anche un paio di diapositive su questo. Sì, l'autoesame del paziente si può fare con un esame clinico, che è quello che ci ha guidato poi nella prima fase dell'iter diagnostico del melanoma, che è il famoso acronimo ABCDE, laddove abbiamo, come vedremo sullo schermo,
A sta per asimmetria, come vedete io chiedo sempre ai miei pazienti di piegare in quattro un neo come se fosse una sfera, se le quattro parti combaciano probabilmente è un neo buono, se questo non accade bisogna mettersi un pochino più in attenzione. L'irregolarità dei bordi, che è una cosa che colpisce sempre, io ai pazienti dico i neo non li ha dipinti Giotto, quindi non devono essere perfetti, un po' di irregolarità ci può stare, quella che vediamo lì effettivamente no, i colori. Sicuramente tutto ciò che è color caffè latte, color marrone chiaro, omogeneo, ecco, l'omogeneità del colore sicuramente ci fa essere positivi. La diapositiva lì faceva vedere un neo con tanti colori, due, tre colori in un neo non ci piacciono di solito. Sì, ci sono poi diversi colori, i diametri, sappiamo che un neo oltre i 6-7 mm ci può stare. Quindi non sto dicendo che non dobbiamo avere nei di 6-7 mm, ma nei con queste dimensioni dove coesistono asimmetria, bordi regolari, colori, sicuramente un neo che va tenuto sotto controllo. E infine l'evoluzione, come vedete un neo non è detto che non possa crescere, ma se cresce in maniera veloce con tutti gli altri parametri sicuramente è un neo da far vedere a un dermatologo. In più l'altra immagine ci mostra come, dicevo prima, in mezzo a tanti nei uguali tra di loro ne ho uno completamente diverso. Noi abbiamo coniato questo aforismo, anche quello del brutto natroccolo, o se vogliamo della mosca sul muro bianco. Quindi un neo con brutto aspetto. Un neo con brutto aspetto, o un neo, come vedete in basso a sinistra, un neo da solo dove non c'è nient'altro. Una domanda ce la facciamo: perché c'è? Cosa fa lì da solo? E non è una certezza, ma è un neo che va controllato. Dottore, a volte si sente dire, insomma, che i nei alle mani e ai piedi possono essere più pericolosi. È vera questa cosa? No, assolutamente fa parte di quelle che io chiamo le leggende metropolitane, e questa idea si basava su una vecchia concezione che i nei si potessero diventare melanomi per la pressione. Ho detto prima che non è così, la stragrande maggioranza dei melanomi non viene su neo, e quindi i nei delle mani e dei piedi sono diversi, se effettivamente notevolmente diversi degli altri, ma per un motivo anatomico. L'anatomia delle mani e dei piedi è diversa dall'anatomia delle altre parti del corpo, quindi non è assolutamente vero, i nei non sono pericolosi per dove sono, ma per come sono in qualunque parte del corpo. Certo, bene. Dottore, ecco, a volte le persone ricorrono all'asportazione di uno o più nei per stare tranquilli, ma poi è proprio necessario asportare questi nei anche se magari non hanno nulla di anomalo? Io non lo farei, lo sconsiglio, e mutuo un adagio che c'era in un film: continuiamo così, facciamoci del male. No, se quel neo non è cattivo, non ha delle caratteristiche che possano consigliare l'asportazione, perché farsi del male? Perché fare un intervento chirurgico? Perché fare una cicatrice? Per carità, in questo momento non c'è soltanto la chirurgia, ma ci sono anche altre strategie di terapia fisica, magari con il laser. Quindi entriamo in un discorso naturalmente di natura cosmetica, no? E dove il paziente vuole levare quel neo perché non gli piace. A quel punto è una sua scelta, però non, per quanto riguarda la sua domanda, strettamente risponderei no. Ecco, a volte, dottore, mi è capitato di vedere persone che mettono la crema solare solo su alcuni nei, magari grossi, pensando di proteggerli, ma poi è utile questa cosa? Si vede che hanno tempo da perdere. Cioè, a un certo punto metterlo soltanto su un neo mi pare un po' eccessivo. Faresti una macchia più bianca su una abbronzatura regolare e poi ce l'hai messa completamente bene? Beh, se te lo devi mettere, lo schermo solare te lo metti ovunque. E quello adeguato. Certo, ecco. È adeguato, sempre adeguato rispetto al tuo fototipo. Ecco, allora adesso parliamo un attimo appunto delle creme solari. Ecco, come capire quali sono le migliori, dottore? Perché poi ce ne sono tantissime. Sono tutte buone queste creme solari? Beh, ormai penso che le persone siano molto attente alla qualità di quello che comprano, anche se cercano di risparmiare magari comprando non in farmacia o magari sui siti. Però è importante la qualità
di ditte che diciamo tengano il mercato bene, che siano in campo, molto spesso molte ditte sono in campo proprio nelle campagne che vengono sponsorizzate, e non è soltanto per motivi economici. Penso che ormai, come diceva anche il dottor Giacchetti, il trend è quello di dare consulenza, di far entrare nel cervello sin da bambini determinati tipi di informazioni, che sono le informazioni che portano al miglioramento della nostra esistenza, a non sprecare delle risorse in maniera errata. Quindi evitare un intervento significa risparmiare, evitare una malattia significa risparmiare, e credo che questo sia il mainstream che ci deve guidare. Certo, ecco. Ora, un'altra cosa che le volevo dire, mi è capitato a volte di vedere, ma penso anche a voi, mamme che portano i bambini al mare, insomma, verso le 11, mezzogiorno, ecco, e li mettono la crema solare. È sufficiente questa protezione, anche se insomma c'è scritto protezione totale sulla crema, che poi protezione totale in effetti non è. Orrore, direbbe Mughini, orrore. Ma dunque, le mamme, il bambino ha diritto di andare al mare, però ha anche diritto di non scottarsi, e questo è importante perché gli orari sono importanti da seguire, quindi non quando il sole è alto e quindi quando praticamente cuoce di più, ma poi oltretutto un bambino che va, sta al mare con la sabbia, sta al mare con l'acqua, quindi al di là del waterproofing, dicono, perché c'è, magari le mamme pensano protezione totale, protezione 50, sì, protezione poi totale proprio non è effettivamente, perché i raggi minimo passano. Se il bambino si sporca con la sabbia o si lava con l'asciugamano o con l'acqua, la protezione va continuativamente rimessa. Sì, ma comunque è totale, dottore, questo le chiedo. Ah, se è totale, ma ci sono protezioni, è sempre uno schermo, non c'è una protezione, se no uno si mette la calce sopra. Ecco, quello le volevo dire, è una protezione, è ma una poi protezione, bisogna comunque fare attenzione alle ore più calde della giornata. E ecco, oltretutto le linee guida americane dicono sempre anche del tipo di abbigliamento, quindi il cappello, gli occhiali, delle magliette particolari, che comprano anche al Decathlon, credo, ultimamente. Che per proprio che schermino provino a schermare, perché lo schermo totale non credo che sia, è una chimera. È una chimera, ecco, bene. E con questo noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco, sempre con il dottor Giacchetti ed il dottor Morresi, e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Nuovo polo diagnostico. A 25 anni dalla fondazione del Centro Medico Associati Fisiomed, nella sede storica di Via Natali 1 a Sforza Costa, dopo aver aperto centri medici a Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche, il gruppo medico Fisiomed ha deciso di raddoppiare e rafforzare la sua presenza a Sforza Costa, aprendo una seconda sede in Via Giovanni XXIII, numero 8. Per info e prenotazioni 0733 20 28 80. La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Della Barba, da oltre 80 anni è al servizio del cliente con cortesia e professionalità. È specializzata nella produzione di plantari per ogni necessità, su misura e in 3D, con esame baropodometrico elettronico gratuito. Negli storici locali di Via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asurinail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24.
Cementor, una realtà che opera sul territorio con successo dal 1963 nella vendita e posa in opera di pavimenti e rivestimenti di tutti i generi, arredo bagno, prodotti di edilizia, forniture e montaggio di cucine e arredamenti. Chiavi in mano nella progettazione e realizzazione di ambienti con proprio interior designer attraverso il proprio marchio Made 3.0. Nei punti vendita di Castelfidardo e Marina di Montemarciano, forniture e posa in opera di infissi, porte e portoni blindati, importazione e distribuzione di pietre arenarie e quarziti per pavimenti esterni. Cementor, selezione di materiali d'ambiente, di Enrico Fermi 14, Montelupone. Johnny Auto Group, Bosch Car Service, Campocavallo di Osimo. In oltre 20 anni di attività, Johnny Auto ha costruito un gruppo altamente professionale, affiatato e affidabile, distribuito nel centro officina, nel comparto gomme e revisioni, nel salone di vendita nuovo, usato e noleggio, e nella carrozzeria e verniciatura. Johnny Auto Group, risultati sorprendenti, con tecnologia sempre più all'avanguardia. Johnny Auto Group, Campocavallo e Padiglione di Osimo. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare. Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.